Un saluto a tutti gli amici di Spazio Games. Come ben saprete ormai, domani arriverà nei negozi StarCraft 2 Heart of the Swarm. Per gentile concessione di Blizzard, ci è già arrivata la nostra Collectors e andremo ad eseguire l'unboxing per voi in diretta. Sul retro, come al solito, una panoramica dei contenuti, con i contenuti aggiuntivi anche per gli altri giochi Blizzard. Per esempio ci saranno le ali della Regina delle Lame e uno standardo speciale per Diablo 3, il banneling per World of Warcraft come mascotte e una skin speciale per l'Ultralisca e tre ritratti esclusivi per StarCraft, i ritratti per il multiplayer ovviamente. All'interno della confezione troveremo il tappetino, la colonna sonora del gioco, l'artbook ufficiale, ovviamente il DVD di gioco e DVD e Blu-ray del dietro le quinte. Andiamo quindi a rimuovere il foglio informativo e ad aprire la confezione. Vi mostriamo subito il tappetino con l'assalto a Zerg, il dietro le quinte, come vi abbiamo anticipato, con DVD e Blu-ray. All'interno troveremo il commento di regia, informazioni sul doppiaggio, i ferri del mestiere, nel quale gli sviluppatori ci spiegheranno l'editor di mappe e di video, e una retrospettiva sugli esports, sempre più importanti in StarCraft 2 e su cui torneremo a brevissimo. Poi troviamo la colonna sonora, il DVD di gioco, con la solita guida introduttiva e i pass per gli ospiti per Warcraft, StarCraft e Diablo. Non ci sono gadget extra come la pennetta USB della Collectors di Diablo 3, per esempio, però il pezzo forte rimane sempre l'artbook esclusivo che partirà dagli Zerg con la nostra Kerrigan sempre in mostra, darà una panoramica sulle nuove unità inserite per l'occasione nell'espansione di Terran e infine ci mostrerà anche strutture e personaggi dei Protoss. Una Collectors come sempre ricca e in puro stile Blizzard, che ormai ci ha regalato sempre Collectors di qualità elevata per ogni suo titolo, e questa ovviamente non è da meno. Vi ricordiamo infine che stasera all'Harry's Café di Milano in via Col Delana 4 alle 19 ci sarà l'evento di lancio di StarCraft 2. Se volete siete tutti benvenuti, noi saremo lì ad aspettarvi. Un saluto e non perdetevi la recensione nei prossimi giorni.